Benvenuti a Segnale News. Si è svolta la 14ª edizione del concorso enologico A che punto siamo nella suggestiva Bagnacavallo a Ravenna, un evento che mira a confrontare il vino romagnolo Bourson con i vini più noti d'Italia. All'evento hanno partecipato diversi produttori, giornalisti e moltissimi enoappassionati. Il Bourson etichetta nera nata 2010 si è confrontato con quattro dei vini più noti d'Italia. Tra questi il cesanese del Piglio DOCG Agape dell'azienda pigliese Petrucca Vela, che si è posizionato tra i primi vini migliori della serata. Per il primo anno, inoltre, è stato anche conferito uno speciale riconoscimento al vino che ha ottenuto il punteggio più alto fra i giornalisti, riconoscimento ottenuto dal cesanese del Piglio Agape. Ad Aquino il coro Josquin des Prés, diretto dal maestro Mauro Gizzi, incanta il pubblico per il concerto in onore di Mozart. Il Requiem di Mozart è andato in scena nel palcoscenico incantato della monumentale chiesa della Madonna della Libera di Aquino. Il concerto, voluto dal Comune di Aquino in collaborazione con la Fondazione Giovanni Federici e inserito nell'ambito degli eventi denominati Musica nelle Basiliche 2017 per commemorare la scomparsa del grande compositore austriaco Mozart, è stato molto apprezzato dal pubblico e dagli appassionati che sono intervenuti. Coinvolgenti, infatti, sono state le performance delle soprano Vittoria D'Annibale e Cinzia Cristofari, che si sono esibite alternandosi al tenore Enrico Talocco e al basso Alessandro Della Morte. A Sora tante attività gratuite per i più piccoli. Ad organizzarle è il Faro Ollus con il patrocinio del Comune. Il sabato libero, nel giardino di Babbo Natale, è il filo conduttore delle tre giornate in programma. Per tre sabati, 9, 16 e 30 dicembre, dalle ore 15, si terranno letture animate presso la Biblioteca Comunale di Sora. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.